Ringrazio il Presidente con i suoi collaboratori, ringrazio tutti gli amici della Lega. Io avrei due cose da dire. Prima, segretario federale, non farmi morire di destra. Io sono un leghista, sono un autonomista, sono un secessionista, non sono di destra. Non sono di sinistra, non sono di destra. Per cui, quando ci sono alcuni passaggi, cerca di chiarire. Noi della Lega siamo un'altra realtà. Allora, se noi siamo un'altra realtà, dobbiamo essere convinti. Vedete, amici, io quando vado ai congressi della Lega sono sempre un po' emozionato, anche sono oggi un po' chioma d'argento. Sono ormai diventato l'uomo metallico, capelli d'argento, denti d'oro e il resto un po' di piombo. Per cui io vorrei capire certe cose, vorrei rendermi conto anche quei personaggi che forse diventati deputati o senatori, consiglieri regionali, dicono di bossi ce ne possiamo anche disfare. Ragazzi, se siamo qui oggi è perché quell'uomo ci ha dato la possibilità di esserci. Chi è diventato sindaco, chi è diventato deputato, consigliere regionale, quando parla di Umberto Bossi si dovrebbe sciacquare la bocca. Si dovrebbe sciacquare la bocca, e molto bene. Allora, oggi voler rinnegare la figura di Umberto Bossi è come dire Miglio non è mai esistito. E io questo, cari amici della Lega, non lo posso accettare come regista. Proprio per nessun motivo. Io oggi, se vedo sventolare una bandiera della Lega, ricordo Umberto Bossi e i suoi giri, i suoi chilometri. Assieme, vento nei capelli, dov'è? Ciao segretario federale. Assieme a vento nei capelli, che oggi pare autista del nuovo segretario federale, quante nottate hanno passato assieme? Io prima segretario ti ho chiesto che non sono di destra, fammi una cortesia, non farmi morire di destra. Vedete, io vengo da una provincia autonoma e tante volte mi hanno detto perché Boso? Tu che sei già autonomo, sei entrato nella Lega, perché i miei diritti, da quando io sono entrato nella Lega qualche mese fa, ho cercato di darli anche a voi, perché non è giusto che un popolo che produce, un popolo che sogna la libertà, un popolo che dà soldi a Roma senza avere un riscontro di dignità, deve avere i miei diritti. Non sono privilegi, sono diritti di libertà di un popolo. Per cui io oggi credo che il nostro segretario federale, anche se sì, una bella signora, io l'ho conosciuta davvero europarlamentare, non mi piaceva come persona, però se lui dice ci serve, va bene, facciamo una passeggiata assieme. Però non facciamoci abbracciare troppo, segretario, anche da cavaliere, da tutto quel giro di personaggi strani, che tu certe volte ti vedo sorridente quando ti fai fotografare con loro. A me viene qualche brivido, segretario. Non farmi piangere, il vecchio Miglio si ribalta nella tomba. Tutti quei militanti che hanno dato lavoro, hanno dato sudore, hanno dato soldi a questo movimento, incominciamo a rispettarli. Ritorniamo a essere quella Lega forte, quella Lega unica che comanda e che vuole avere la possibilità di rappresentare il Nord. Abbiamo fatto degli sbagli? Sì. Scusateci, cercheremo di rimediare. Allora, diamoci spazio. Sì, Presidente, ho capito che ho terminato il mio tempo. No, hai suonato.
fenomeno. Era il telefono, però vedo che tu sto attento, interpreti. Sto attento a quello che. Abbiamo il wifi incorporato io e te, Bosch. Vai. Allora, vedete, io certi giorni cerco di capire, mi piacerebbe vedere il segretario federale che recupera quei leghisti innocenti espulsi senza colpa. Io ti chiedo, segretario, perché ho fatto votare un segretario nazionale perché mi aiuti a salvare gli amici di Chioggia. Questo era uno candidato sindaco con mandato di Umberto Bossi, è stato espulso lui e altri, aiutami a recuperarli. Tanti del Friuli, tanti del Veneto, tanti della zona della Liguria. Cerchiamo di recuperarli, quelli che sono ancora sani, segretario, perché quella è l'ossatura della nostra gente. Forse abbiamo sbagliato a dare un mandato a diventare segretario a qualcheduno. Cerca di rimediare tu. Tu sei l'unica persona che può rimediare. Salvali, che sono persone che meritano di essere salvati. Buon lavoro a tutti. Viva la Padania libera, indipendente e sovrana. Ricordatevi, io, per me, secessione sempre. Come disse Sergio Divina al primo congresso a Venezia, nella sala cinematografica. Il nord è là. Grazie.